Inter lavora sotto traccia, ma è la società più attiva sul mercato al momento. Goal.com riporta in esclusiva che Walter Mazzarri avrebbe individuato in Osvaldo l'uomo giusto per puntellare il reparto offensivo nerazzurro. Per l'italo-argentino si attende solo che la Roma passi il prezzo del cartellino. Roma che avrebbe ricevuto un'offerta anche per Mattia Destro dai vice campioni d'Europa del Borussia Dortmund. A centrocampo Nainggolan è nome in cima alla lista, anche se c'è da superare la concorrenza proprio della Roma, che intanto ha pareggiato l'offerta interista di 11 milioni con il Corinthians per Paulinho. Per il cagliaritano ieri c'è stato un primo incontro tra Cellini e il direttore sportivo Marco Branca. I due torneranno ad incontrarsi a giorni. Sempre nella giornata di ieri, Gol.com in esclusiva riporta anche di un incontro con i dirigenti juventini per Maurizio Isla. I bianconeri riscatteranno l'altra metà del cartellino in comproprietà con l'Udinese e lo cederanno ai neroazzurri. La Juventus intanto continua la caccia al top player. Sul fronte Tevez, Marotta non ha gradito il doppio incontro ieri a Milano con bianconeri e Milan, ed ha fiutato che i rossoneri hanno strappato il sì al giocatore corteggiato da tempo sulla base di un triennale da 4 milioni. Per chiudere serve però cedere prima Robinho in Brasile. La Juventus a questo punto vira decisamente su Gonzalo Higuaín e Steven Jovetic. Per l'argentino si attende che il Real Madrid chiuda per uno tra Cavani e Suarez, mentre per il giocatore della Fiorentina si continua a discutere per le contropartite tecniche per abbassare la richiesta dei Viola di 30 milioni. Continua intanto il dialogo con il Napoli per Zuniga, la differenza tra le parti rimane comunque considerevole. De Laurentiis chiede 10 milioni mentre Marotta non si muove dall'offerta di 5.